Buon pomeriggio a tutti. Allora, come sempre, arriva l'autunno e purtroppo qualcuno si vede che dall'alto, qualche mio nemico, tipo mio amico Max di Parma, mi ha dato, diciamo, una profezia. Purtroppo da oggi sono risultato positivo al Covid, ma ci mancherebbe, è una classica semplice influenza che mi toccherà, diciamo, stare un pochettino attento, ma per il resto non è problema. Faccio questo video anche perché c'è l'anticipazione di domani per la Juventus contro il Verona e ho letto un pochettino, ho visto un pochettino l'intervista di Allegri oggi e diciamo che classico 3-5-2 c'è la possibilità di avere, siccome Danilo è ancora fuori, quindi in conseguenza avremo come difesa la classica, diciamo, parte di Bremer e di Rugani e di Gatti. A centrocampo forse c'è un discorso con Cambiasso contro Kostic. Confermato UEA, e davanti bisogna vedere se inizialmente inizierà Ken o Milik oppure entrerà, diciamo, il duo Vlahovic e Chiesa. E per il resto niente di particolare, siamo in attesa. Oggi ho visto la conferenza stampa di Allegri, solita, diciamo, impostazione, solite domande, solite risposte ormai di routine, quindi da un lato ci può anche stare. Credo che domani contro Verona bisogna stare molto attenti, anche perché la partita è importante, anche perché con una vittoria ci porterebbe in testa alla classifica, aspettando, diciamo, le altre partite. Niente, per il resto non nulla. Non preoccupatevi, sto abbastanza bene, ho un po' di febbre, però purtroppo sono positivo al Covid. Per il resto nient'altro. Intanto io, se per caso qualcuno volesse magari commentare quello che magari ne pensate di questa partita per domani all'Allianz View, tra parentesi, tifo ritornerà a pieno regime, quindi c'è sold out, quindi saluto Simone Avvisi e altre persone che credevano che comunque vada, c'era da disertare lo stadio, però credo che comunque vada, chi tifa Juventus non guarda oltre, non guarda Allegri, ma guarda la squadra. Noi ci ragioniamo fino alla fine, spero di ritornare abbastanza più fresco perché attualmente non è una cosa semplice. Ci ragioniamo, buon divertimento a tutti e buona serata. Ciao ragazzi. Anche col Covid mi dimenticavo una cosa importante che mio figlio Alex vi augura una buona partita, vi auguro una buona serata e prima o poi ritorneremo tutti insieme e sicuramente sarà un gran progetto con il mio grandissimo tifoso Alex, che è il mio figlio. Un bacio a tutti e ci aggiorniamo al prossimo video. Ciao a tutti.